Le storie, le novità sulle cure, l'alleanza terapeutica per non lasciar sole le famiglie che vivono l'esperienza del coma. Filippo Vendemmiati ha raccolto la testimonianza di un ospite della Casa dei Risvegli Luca De Nigris di Bologna. Lui ha 29 anni, si chiama Salvatore. Ha avuto un incidente stradale in motorino, siamo qui da circa 2 mesi. Consegnava le pizze ogni tanto la sera. Infatti l'incidente è stato proprio consegnando la prima pizza della sera. Le condizioni di Salvatore sono migliorate. Poche settimane fa comunicava solo con le dita. Sì, no, mi riconosci, sì. Mi chiamo, gli facevo un paio di domande e lui mi rispondeva attraverso il dito. Oggi riesce a parlare con la fidanzata e la coppia vive insieme nella casa dei risvegli. Viviamo assieme, vivevamo insieme anche prima. Questo è un giorno di festa nella struttura dell'ospedale Bellaria di Bologna che si occupa delle persone con gravi lesioni cerebrali. L'associazione Gli Amici di Luca chiama malati, familiari, scuole, medici e istituzioni per ricordare che il risveglio dal coma è possibile, ma ha bisogno di tutti. Da Bologna e dal resto d'Italia la casa ha ospitato dal 2005 180 persone, l'80% delle quali è uscita dal letargo, come ha scritto un bimbo su un biglietto volato in cielo. Una casa che ora guarda all'Europa, Belgio, Bulgaria, Grecia e Spagna. È un progetto di linee guida europee per la formazione e le buone pratiche. Noi speriamo con questo progetto di far diventare questa giornata nazionale dei risvegli, giornata europea dei risvegli nel 2015. La Casa dei Risvegli Luca De Nigris è sempre al completo, anche perché unica in Italia. L'alleanza terapeutica tra medici e famiglie ha aperto una strada perché, come dice lo slogan di quest'anno, l'imprecazione, ahimè, diventi sempre più. L'ahimè deve diventare, già lo è diventato da un anno, il conta su qualcuno che non è lontano da te, che riguarda te.